Salvatore Cortese, bellissima finale, intanto cardiopalma, 3-0, 4-3, poi 5-4. Siamo arrivati qua veramente decimati, infortuni, espulsioni, un'altra anche stasera e non sappiamo a Rimini come facciamo a recuperare. Importante però esserci. Sì, sì, beh, sicuramente quello sì, però purtroppo non abbiamo una rosa ampia anche di iscrizioni, di conseguenza poi se siamo vincolati, vabbè, andremo per anche divertirci. Vabbè. E tu siete i primi del calcio a 7 qualificati, quindi tu, dopo tutto questo campionato immagino ci avete pensato per tutto l'anno, perché voi eravate una delle squadre sicuramente papabili tra virgolette, avete avuto una semifinale difficilissima perché i De Magno sono una delle squadre più forti del nostro campionato over, quindi che, no, no. La soddisfazione del capitano qua. Siamo contentissimi perché comunque è un gruppo che abbiamo costruito da 2 anni tra i vari cambi, siamo riusciti a amalgamarci bene, perciò i risultati si stanno vedendo. Si fa subito a festeggiare almeno questa cosa stasera? Sì, sicuro. Arrivaci completi, ti lascio andare a festeggiare. Gianluca, che dire? Avevate gli occhi addosso un po' di tutti perché chiaramente siete una delle squadre più forti, l'ho detto anche prima. Oggi è stata una partita incredibile, bellissima da vedere per uno spettatore, non so per voi. No, è stata bella, tirata, insomma sono incontrate secondo me 2 squadre che fanno un bel calcio e come capita insomma ogni tanto si vince, ci è capitato noi l'anno scorso di battere in semifinale in primaverile, questa volta abbiamo perso. Sempre tirate poi tra l'altro. Sempre tirate, certo. Per noi c'è il rammarico che all'ultimo ci è mancato in sostanza uno di quelli che fa la differenza, ecco. Andrea purtroppo non è venuto perché secondo me, tra l'altro era la sua partita, perché negli spazi stretti loro si chiudevano molto bene, lui è uno che si inserisce assolutamente, poi c'è il dribbling stretto, il calcio, comunque va bene, dai, adesso riproviamo il primaverile, vediamo in sostanza se invertiamo quest'anno le situazioni, per cui l'anno scorso ha vinto il campionato e perso il primaverile in finale, quest'anno abbiamo... siamo stati eliminati in semifinale, vediamo adesso al primaverile se riusciremo a prenderci la rivincita. Si vorrà già avanti. Assolutamente sì. Gli faccio complimenti a voi e alla squadra. Ciao.